Ciao! Sì, ciao. Vabbè che mi interrompono sempre quando devo fare l'intro. Ciao a tutti ragazzi, sono tornato in questo video, ragazzi, l'ultima volta, se state vedendo questi video vuol dire che ho già caricato sul canale gli episodi sulla storia di Drobot, che però rispetto a Nightfall non sono riuscita a sbloccare, e le missioni adesso, come vedrete qui adesso, sono chiuse, non posso più entrare, e per le tessine di Drobot non ho più punti per sbloccarle, quindi mi dovranno uscire le tessere che per sbloccarlo normalmente quando avevo potuto decidere. Ma a parte questo, ragazzi, siamo su Scheletro Scricofios. L'ultima volta avevamo fatto il deserto dorato e la fabbrica abbandonata, avevamo quindi sconfitto la Conte Queen e il dottor Case, e cercando disperatamente di recuperare il libro, solo che si era scoperto che prima non ce l'aveva, scoperto che ce l'aveva l'altro, poi dall'altro abbiamo scoperto che aveva sconfitto, che l'aveva già mandato altrove, e qui adesso un casino. E poi avevamo anche avuto un accenno di quello che stava anche intitolato Caos, tra parentesi, perché aveva detto una roba tipo: andiamo alla valle, a valle Arcobaleno, e vediamo che cosa si fa lì. E quindi ha un piano un po' incasinato. Quindi adesso vedremo cosa succederà, perché non mi ricordo più nemmeno la metà di quello che è successo l'altra volta. Quindi, valle Arcobaleno, andiamo. Dal punto di vista di Caos. Ah, sapevo di poterti trovare qui, proprio di fronte a questo portale. Caos, che ci fai qui? Ora non c'è bisogno di essere ostili. Sono venuto qui per annunciare i miei piani, ovvero tu che aiuti me. Aiuto? Caos ha bisogno di aiuto? Non ho aiuto da persone come te. C'è stato un cambio di programma. Il nuovo programma prevede che tu ti unisca a noi in cambio di caramelle gratis illimitate. Come l'hai scoperto? Dai, spiegami un po' come questo affare possa essere vantaggioso per me. Insomma, a quanto pare qui l'intenzione di mettere in mezzo anche Pegnati in nostra causa. Comunque, ragazzi, ho intenzione di fare ancora una volta due isole, quindi la Valle Arcobaleno e la prossima isola che è dell'elemento non morti, che è Villaggio Tomba delle Ossa. Quindi ho potenziato più o meno le due squadre che utilizzeremo per questi due dungeon. Allora, tanto innanzitutto devo vedere. Innanzitutto devo vedere a cosa è debole l'elemento magia, è debole alla tecnica e all'acqua. Io mi sono potenziato poi la squadra che avevo utilizzato al vulcano infernale, aggiungendoci però, mettendo però come nuovo componente Gigant, che ho potenziato, sono più o meno tutti quanti a livello 39. Quindi in teoria dovrebbero più o meno tenere testa a tutti i nemici che ci sono qui dentro, visto che cominciamo dal livello 31. Ho fatto due calcoli un po' più o meno per tutte le isole, e penso che alla fine arriveremo all'ultima isola, che dovremmo avere almeno livello 50, ma magari poi succede tutto un casino. Ok, signori, iniziamo a far fuori gente. Devo dire che anche se prima la cosa ci ha un po' incasinato gli stivali, ora siamo di nuovo in pista. La coda non ha solo incasinato i nostri stivali, ci ha anche rallentato. Ora il libro potrebbe essere ovunque. La colla. Sì, perché nello scorso episodio che sta cercando di potenziare i poteri del libro incollando le pagine. Cioè, cose del genere. E dottore, cosa fai? Siamo qui perché è l'isola più vicina a dove eravamo, ma siamo praticamente tornati al punto di partenza. Ma almeno c'è un portale nella valle Arcobaleno che possiamo controllare. Forse ci sarà qualche indizio. Ok, allora andiamo subito qui di mosse fortissime. Facciamo fuori 3 secondi adesso questi livelli. Coincidenza poi incredibile che l'isola più vicina alla fabbrica abbandonata era Valle Covaleno, proprio dove Caos si è rifugiato qui per. Cioè, si è rifugiato. Proprio dove Caos si è diretto adesso per mi coinvolge anche per Yatta nei suoi piani. Io sinceramente non sarei alta, mi sono veramente dimenticata il contesto, la vera cosa, la vera storia. Io in verità sinceramente mi sa che non mi ricordo più neanche se l'abbiamo visto, ma mi sa che non abbiamo nemmeno scoperto quali sono i veri piani di Caos. No, ok, ora che mi ricordo, no, sicuramente non li abbiamo ancora scoperti quali sono i piani di Caos.
La cosa che sappiamo è che dobbiamo recuperare il libro. Questa me la ricordo. Un attimo che controllo se sto... Okay. Sto registrando. Quant'è che abbiamo ripiegato? 1 minuto e 14. Vado a prendermi le ricompense così. Tra l'altro, ragazzi, stiamo finendo le missioni della parte 1. Che si concludono comunque qui a... si concludono all'isola Arcobaleno, comunque, a Valle Arcobaleno, sì. Allora, qual è il nuovo mago? Sempre a livello 31, bene, ragazzi, bene. Bene, dico bene perché, allora, man mano che si va avanti aumenta di livello i nemici, no? Ma, insomma, così almeno ho fatto, così mi rendo conto che almeno ho fatto i conti giusti per i personaggi che utilizzerò nella prossima isola. Che sarebbe la stessa squadra che invece ho utilizzato per l'isola dell'aria. Quindi Spyro, Kaboom e Hot Dog. Loro invece le potenziate a livello 42 circa. Ah sì, poi volevo dire un'altra cosa, mentre andiamo avanti qui facendo fuori, facendo cadere come delle mosche i nemici che ci troviamo davanti, volevo chiedere scusa a chi ha visto già gli episodi di Robot, della Robot Story, quindi della storia, della modalità storia di Robot, per il fatto del non essere riuscito a registrare l'audio del gioco. Questo, ragazzi, perché, adesso vi spiego perché è successa questa cosa. In pratica io utilizzo l'app Movite per registrare lo schermo, non è un product placement, ma è per dare un'informazione. Io utilizzo l'app Movite per registrare lo schermo. E qual è il punto? Qualche giorno fa, qualche settimana fa, avevo deciso di unire il Movite che serviva per Samsung, perché Samsung, avevo deciso di unirlo al Movite originale. E cosa è successo? Nel Movite Samsung c'era... l'app Movite Samsung c'era questa modalità per appunto che tu potevi registrare o l'audio esterno o l'audio interno, potevi decidere. Quando ho dovuto obbligatoriamente installare Movite, quello ufficiale, perché aveva detto abbiamo unito Movite Samsung con quello originale e quindi puoi installarti quello originale, quello principale, così sei a posto, e quindi sono installata. E ho scoperto che nel Bobigen, questo qui, questo normale, non si può registrare l'audio interno. E tutti, infatti, visto che in molti, anche sull'App Store, hanno detto ma mettetelo l'audio interno, che così è più bello. Se sono, fateci caso, sono delle recensioni che vi dico si risalgono da qualche mese fa. Quindi, Bobigen, se vedi sto video, per favore, fai un aggiornamento su quella roba lì dell'audio interno, piuttosto che obbligarci a comprare delle cuffie, eh? Ah sì, comunque quello di prima non è una vera e propria provocazione. Ricordo che tutto quello che faccio è ironico, eh? Quello che dico è pura ironia, perché se non ci fosse Mobizen non registrerei un corno di Skylander. Insomma, era per dire, io non insulto, non faccio insulti veri e propri, io non insulto mai veramente. Quindi non insinuate che io voglia fare la cretina. Yeah.
Vai così, Valle dei Giganti completato. Non avevo neanche dato come si chiama questo. È Valle dei Giganti, solo ho letto. Ah, vedo che hanno iniziato tra l'altro a cambiare un po' nomi alle aree. Penso. Penso di sì. Perché più o meno fino alla fabbrica abbandonata adesso i nomi erano tutti. Ma è Valle del Mago, vedi. 7 di 4, siamo già a livello 4. Caos per una coda peignata. Ovviamente già ho vedere qualcosa in più. Ok, caramelle gratis, accesso esclusivo al tuo laboratorio segreto dove posso creare nuove caramelle. Stenderò un velo pietoso su quello che hai appena detto. Quindi ci stai o no? Non ho tutto il giorno. Mio caro sacchetto di carto. Volevo dire, amico mio. Affare fatto. Pregusto già la dolcissima vittoria. Come primo compito dovrei proteggere questo portale dagli sky stupidi. Poi ti ordino anche di trovare e portarmi il libro. Come osi? Ti farò vedere. Ah! Che succede? Io non posso muovermi! Ah, diventerò l'imperatore più potente mai esistito! Sì, signore, sono ai suoi ordini! Non vedo l'ora di sentire le notizie, calzino! Ah, ah, ah. Mi sa che ho fatto un errore nel leggere. Probabilmente quello che diceva il portare il libro. No? Aspetta. No, aspetta. No, sì, mi sa che ho fatto un errore nel leggere. Mi sa che il pezzo di qui dice mi porterà il libro di Ciapegnatta, forse. Non so, io mi sa che ho letto male. Comunque, ad ogni modo, abbiamo capito che Caos, adesso ormai stavo obbligato, perché mi avrebbe capito tutti, Pegnatta a rubare, a portargli il libro. Non so ragazzi, io in questi giorni mi sento veramente in palla. Ho detto che registrava maledetta, so che questo registrava maledetta sta cominciando. Non mi sta facendo tanto bene, sinceramente. Non mi sta facendo tanto bene. Ho già registrato abbastanza video per le prossime giornate. Comunque sia, sono proprio un po' impallata. Da una serie all'altra, sto passando da una serie all'altra per farvi capire. Arrivo direttamente dalle registrazioni di Super Smash Bros. Quindi mi sono impallata completamente. Tra un attacco e quell'altro, tra un combattimento e l'altro, lì ti diverti, ma poi ti impalli praticamente. Non so che dire, non so che dire. Praticamente c'è. Veramente, sti giorni mi devo. Devo c'ho un casino di roba che ho intenzione di fare. C'ho tantissime robe, in casinette per la testa, e non riesco mai a decidermi se fare prima questo o quell'altro. Comunque sia. Ragazzi, mi piace, sei stato fuori un po' così in questi video. Adesso sapete perché. Valle delle bombe. Allora, perché dovrebbe esserci una valle delle bombe nella valle arcobaleno? Non lo so. Comunque adesso fermiamo e facciamo questi ultimi 3 livelli della valle arcobaleno nell'altro episodio, in un altro episodio.